E al Comune di Monopoli da oggi è possibile chiedere lo SPID o identità digitale. Dal 28 luglio presso gli sportelli URP del Comune di Monopoli sarà possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID necessarie per accedere a numerosi servizi online della pubblica amministrazione. Il Comune di Monopoli è stato infatti abilitato dall'AGID a fornire il servizio RAO pubblico, soggetto incaricato dell'AGID alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID. Il servizio, almeno nella fase iniziale, sarà garantito ai cittadini residenti a Monopoli che abbiano raggiunto la maggiore età. La presentazione del servizio si è svolta presso Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Monopoli Angelo Annese e dell'assessore alla digitalizzazione e informatizzazione dell'ente Angela Pennetti e dei responsabili del servizio informazione e comunicazione dell'URP e servizio informatico. Abbiamo voluto a tutti i costi quest'altro servizio da dare sia ai cittadini che alle imprese per iniziare a completare la digitalizzazione che è partita già tempo fa. Diciamo che questo SPID serve più per un discorso tecnologico, anche culturale, perché ci dà la possibilità di accedere a determinati servizi, sia a livello comunale, sia a livello dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, per lo scarico del Green Pass, del Covid, ci dà diverse possibilità e oggi è importante determinare l'identità personale. Diciamo che noi siamo il terzo comune in Puglia ad aver attuato questo procedimento. Faremo per appuntamento, per ora parte Monopoli, ma la settimana prossima presumiamo di far partire le due campagne, le due sedi dell'URP di campagna e successivamente, prima di fine anno, partirà anche via Munno. Diciamo che è semplicissimo, cioè dobbiamo soltanto avere la pazienza che chi viene come utente deve portare carta d'identità, tessera sanitaria, una mail dove poi noi provvediamo a fare la prima parte, però il personale è anche pronto a dare una mano per completare l'operazione, scaricare l'applicativo sullo smart e metteremo a disposizione un computer per poter leggere la mail, prendere la prima password e dare questa possibilità. Diciamo che man mano questo è il futuro per tutti. Questo sarà un altro discorso culturale sia per i cittadini che per le imprese che oggi avranno l'accesso con questo SPID ovunque.